Os, ciao a tutti, eccomi qua con un nuovo video vlog. È da un po' che non li faccio, siamo stati fermi per un bel po' per colpa del Covid, però diciamo che adesso qualcosa riusciamo a fare, riusciamo ad andare in giro, allenarci, eccetera, eccetera. Detto questo, volevo raccontarvi con questo video che sto andando in una nuova palestra dove ho stretto una collaborazione con un mio vecchio maestro di karate. Io non praticavo karate, però mi allenavo nella sua palestra e per me lui era una persona veramente speciale. Ho deciso di entrare in collaborazione con lui perché ha il suo dojo personale dove si allena lui personalmente, ma ha dato la possibilità anche ad altre persone, come persone che vogliono mettersi in forma, che vogliono star bene, vogliono dimagrire, ma non solo, anche alle persone come noi atleti di arti marziali che vogliono allenarsi, aumentare le loro prestazioni a livello fisico ma anche mentale. E lo fa in un modo veramente particolare. Io sto imparando da lui, c'è veramente tanto da imparare, ma ne sono veramente entusiasta. Infatti quando mi ha chiesto se volevo collaborare con lui ho subito detto di sì, non ci ho pensato neanche un secondo a dire sì, mi conviene, non mi conviene. Ho detto subito di sì perché so già che tipo di persona è, so già anche il suo metodo di allenamento. Mi sono allenato con lui anni fa nella sua vecchia palestra e dopo per motivi ci siamo staccati, ci siamo allontanati, ma diciamo che il Covid ci ha riuniti di nuovo. Detto questo, sarà anche il mio posto di preparazione atletica d'ora in avanti. Quindi voglio dire con questo video che il Jiu-Jitsu Movement sta crescendo, non si baserà più solo sui movimenti individuali, ma tratterà anche altri temi come per esempio la preparazione atletica, come per esempio le tecniche che ho già iniziato a metterle sul canale, come non mancheranno ovviamente gli esercizi di movimentazione, di mobilità, di animal movement, insomma tutto quello che è la base del Jiu Jitsu Movement, quelli non mancheranno mai. Ho voluto fare un passo in più e mettere qualcosa che erano anni che volevo farlo ma non ho mai avuto, diciamo, il coraggio ma neanche il tempo di farlo. Se volete guardare i video, cioè sto prendendo un po' storto perché sto anche guidando, c'ho anche l'autoscuola davanti. Detto questo, spero che i video che tratterò d'ora in avanti vi piaceranno. Scrivete sui commenti, iscrivetevi sul canale, accendete la campana delle notifiche, così ogni volta che esce un video riceverete la notifica. E niente, spero che questo vlog vi piaccia e andiamo avanti con l'allenamento. Eccomi, sono arrivato, non vi faccio vedere il posto perché non voglio, dato che è un posto segreto e mi hanno chiesto di non farlo vedere, però sono arrivato. Adesso vi faccio vedere dentro com'è. Prima di tutto qua si tolgono le scarpe perché non si può entrare con le scarpe, è un dojo, è una cosa che mi piace. Guardate qua che roba, il parquet, lì in fondo c'è il tatami, qua ci sono tutti gli attrezzi, le corde, qua ci sono i sacchi per chi fa kokushin. Qua ci sono tutti i vari attrezzi, questa è una valigia che ha il suo scopo, questo è un attrezzo, sono le cose, questo invece è il rasta, un attrezzo molto interessante. Qua vedete ci sono tutti gli attrezzi e poi faccio vedere di qua. Palle, castello, questo attrezzo veramente interessante, si chiama Space Wheel, è molto molto interessante. Vi farò vedere sempre che cosa sono, cosa servono. Sono i kettlebell, è un sistema di carrucole inventato sempre dal senpai Luigi. Qua c'è tutto, poi sono tutte queste robe qua che vi chiedete che casino è, però ogni cosa ha il suo scopo. Allora, con grande sorpresa c'è qua anche il senpai Luigi, non me lo aspettavo qua al dojo, pensavo di allenarmi da solo, invece no, c'è anche lui. Adesso ve lo presento, eccolo qua. Uso a tutti. Lui è senpai Luigi e vi ho già raccontato chi è, che cosa faremo insieme. E volevo fare una domanda, ma perché ti fai chiamare senpai?
Senpai nel Kyokushinkai, che è il karate che pratico io, che è un karate da combattimento, full contact, senza protezione e tutto, non è il maestro, ma chiamiamo un po' la guida più alta del dojo, che non superi il secondo o terzo dan. Essendo io primo dan, senpai è come il fratello maggiore, ecco, okay. L'istruttore, chiamiamolo così. Quindi lui è il mio senpai. Ecco. E niente, adesso faremo qualche workout, mi farei vedere qualcosa. Faccio fare qualcosa di un po' particolare, ecco. Andiamo a utilizzare dei metodi che solitamente non si usano in quasi nessuna palestra, perché li ho inventati io. Come il Rasta, che è un attrezzo particolare, perché andiamo a utilizzare per i fighter, chi ha intenzione di combattere in qualunque disciplina, un lavoro muscolare anche di massa esplosivo, nel senso che impongo anche la mia forza oltre che la mia tecnica. Mentre per le persone interessate solo una forma fisica, a secondo del livello, perché si può benissimo arrivare qui e non uscire a quattro zampe, ma essere contenti e non vedere l'ora di tornare, andare a creare un lavoro che va a lavorare su tutte le fasce muscolari, non solo su alcuni tipi di fibre. Questo per un fighter è una cosa secondo me fondamentale e fortunatamente qualche torneo l'abbiamo vinto, qualche premio ce l'abbiamo, perciò non raccontiamo raccontini, ecco. Sì, quello lo so. E ringrazio della stima che mi dai. Detto questo, io vorrei uscire a quattro zampe. Quindi allora non c'è problema, ecco. Parliamo qualcosa di molto brutto. Dai, adesso mi cambio e iniziamo ad allenarci. La vedo dura. Ok, questo non so che cosa mi aspetta. Qua non so cosa mi aspetta. Qua forse ho l'idea di cosa mi aspetti. Guardate qua. Sistema di carrucole, di corde. Questo qua è un macchinario inventato sempre da Senpai Luigi. È veramente una cosa strana. Grazie a questa pedana e gli elastici così lunghi, noi andiamo a lavorare su anche 10, 20, 30 cm, un metro di lavoro elastico, però su un elastico da 5-6 metri. Perciò che succede? Abbiamo meno ritorno di potenza, meno chiusura dell'elastico, è un lavoro muscolare molto più sano, perciò molto più fluido. Tutte le persone appassionate di elastici che hanno provato questi sistemi miei, diciamo, sono rimaste molto colpite proprio da questo. Il lavoro muscolare è maggiore, i traumi molto minori, e in più c'è una variazione enorme. Logicamente tutti questi progetti hanno un senso quando si sa che cosa si sta facendo. Vabbè, certo. È interessante il fatto che per quanto riguarda i traumi sono la base di una preparazione. Io nella mia vita ho fatto tantissimi anni di, ho conosciuto anche il culturismo, sono appassionato di pesi abbastanza sostanziosi e oggi ho 4 ernie al disco. Bene. l'ultima curva della colonna quasi dritta, una spalla che non funziona più. Certo, mi divertivo a fare anche 200 kg di panca, 250 kg con lo squat completo con i glutei a terra. Oggi che ho 45 anni pago le conseguenze. Siccome amo allenarmi, amo le arti marziali, ho reinventato un allenamento muscolare e fisico che non dia traumi, perciò tutti i miei lavori sono quasi in totale scarico dalla colonna vertebrale, cosa che per noi è molto importante, per noi che facciamo arti marziali, anche perché se ci infortuniamo siamo veramente fregati, soprattutto chi fa competizione, cioè chi va in gara. Fermarsi per 2-3 mesi vuol dire perderne 6, perché bisogna recuperare, poi ripartire da zero, e quindi è veramente un casino. Quindi questo sistema è veramente ottimo. Tutto qui dentro ha una funzione, se non c'è niente buttato al caso, la gomma viene interpretata in ogni tipo di maniera, può diventare un peso, può essere un ostacolo, tutto ha un senso. Ora ti farò indossare una cintura con dei moschettoni molto larghi, quella prende i moschettoni da montagna e tutto, perché dopo l'esercizio base che andiamo a fare, che è un po' una copia dell'Atlas Stone che si usa nel powerlifting, noi lo utilizziamo sia per le gambe che tutta la parte sopra, però con dei carichi meno elevati e con delle ripetizioni superiori, utilizzando sempre gomma e sempre masse fisiche che non possono arrecare danno, palle da slam
anche se ci cadono addosso non succede niente di grave. Questo vinto. Ragazzi, prevedo che sarà un po' dura. E io sono fermo da un po', mi sto allenando pochissimo per via dei problemi che ho a casa, così col bambino che ho appena nato, però non mi sono mai fermato, cioè non mi sono allenato più intensamente come prima, ma stasera vedo dura, volevo andare via con le quattro zampe e così sarà. Bene, ottimo. Una cosa però che distingue questo dojo è la musica. Sempre solo heavy metal. Sempre. Scusate, ma energia sì. È quasi obbligatoria negli allenamenti duri. Ora andiamo a cercare con scoprire per il tempo che abbiamo a carico eccessivo questo attivo, però ora la respirazione è testa. Matea, sempre guardare avanti, guardare in alto. Ragazzi, può sembrare una stronzata, sto coso con due elastici, è una palla da 20 kg, ma ti distrugge. E non è un distruggere che non riesci più a camminare, è proprio una sensazione strana. Tipo, arrivi che cedi, se non hai più le forze per tirarti su. 5 minuti secondo me. Sempre integrare, integrazione fondamentale. Scuola di pensiero che tolgono l'integrazione a un atleta non si rendono conto che ogni giorno si raggiunge il limite non si può raggiungere con una normale alimentazione. Noi utilizziamo sempre Yamamoto perché conosco il marchio, conosco il titolare, conosco colui che crea le formule, vi posso garantire che è il meglio che c'è sul mercato. Il gusto è fatto apposta, delicato per evitare, perché giustamente si può avere problemi di reflusso quando i gusti degli alieni sono troppo forti. E parlando con il dottor Trapani, che è il formulatore di Yamamoto, ha creato una linea proprio per i fighter che va a evitare sovraccarichi anche di gusto, di aromi e tutto. Noi dobbiamo bere, incamerare carboidrati veloci, aminoacidi veloci, tutto quello che ci serve per le funzioni atletiche. Le funzioni atletiche di un fighter sono diverse da quelle di un culturista, assolutamente. Perciò ho bisogno di prodotti che non mi tendono a fare reflusso gastrico. Perché capita di vomitare durante gli allenamenti per i professionisti. A me non ancora, forse dopo oggi. Come si chiama questo integratore? Glycobol. Questa Glycobol. È una formula di carboidrati che è molto veloce, non ha affaticamento gastrico, tecnicamente immediata. Io lo utilizzo ormai da tantissimi anni, prima del workout, durante il workout e sempre alla fine. E aggiungo sempre dell'aminobol, che è una formula completa di aminoacidi, senza mai dimenticare l'idrate, c'è sempre di Yamamoto, che sono potassio e magnesio, perché vista la sudorazione che abbiamo durante gli allenamenti non possiamo permetterci di avere problemi del genere. Infatti si vede. magari metto il link qui sotto in descrizione di tutti i prodotti che abbiamo appena detto. Adesso riposo un attimo, poi ripartiamo. Se non stringo le mani il peso esce, c'è una potenza di lavoro su tutta la fascia delle gambe, trapezio, bicipite, avambraccio, lombare. Questo è un traino al contrario con un sovraccarico in gomma, l'esercizio che facevo fare agli agonisti. Questo è il rasta montato con
20 kg è molto pesante, lo carico sulle spalle. Questo movimento è il duck walk, la camminata dell'anatra con 20 kg sulle spalle. E quello lì invece è perfetto per noi, per le prese. Sento le gambe molto molto distrutte, non so domani se mi sveglierò tutto intero o sarò a pezzi, ma detto questo devo dire che con 4 semplici esercizi mi sono distrutto tutte le gambe. Domani vi farò sapere se sono vivo o no. Detto questo, iscrivetevi sul canale, mi raccomando, accendete le campanelle delle notifiche, perché questo canale comincerà a cambiare, cominceremo a mettere contenuti molto ma molto interessanti per quanto riguarda l'allenamento, la preparazione e per tutte le persone che praticano arti marziali che vanno in gara, non che vogliono andare in gara, ma che vanno a partecipare alle gare, eccetera eccetera. Vi saluto, mi raccomando, iscrivetevi. Vamo alla prossima.